favorita del mondiale, anche quello brasiliano, poi lì la solidità, la compattezza della Germania ebbero la meglio, ma è il momento degli inni nazionali e si comincia con l'inno di Spagna. Si abbracciano, lo stesso accade in panchina. Alvaro Morata, uno dei più attesi di questo confronto, lo conosciamo bene, la conosciamo bene tutti, sono campioni, sono fortissimi e lo hanno dimostrato. Il capitano Sergio Ramos, occhi al cielo. Vicente del Bosque, il solito sguardo tranquillissimo. Applausi dello Stade de France all'esecuzione dell'inno spagnolo. Ora è il momento dell'inno di Mameli e i nostri ragazzi fanno gruppo. Eccoli qua, in campo ed in panchina. Leonardo grinta. Si cantano insieme ai giocatori. Gigi Buffon, petto in fuori. E Antonio Conte. C'è qualcosa negli occhi di questi ragazzi stasera, c'è qualcosa che promette voglia di fare veramente straordinarie imprese all'interno del terreno di gioco. La carica di De Rossi e l'incitamento per tutti gli altri compagni di squadra da parte di Eder, decisivo nella seconda partita del gruppo del girone di qualificazione a Tolosa. Caricare il destro, poi invece va da Pellè, il movimento, atterrato Pellè dopo l'intervento alle spalle di Sergio Ramos. Questo sarebbe un cartellino giallo a casa mia, visto che il fallo era da dietro. Vediamo cosa decide l'arbitro, che si tratta semplicemente di un calcio di punizione, seppur da distanza molto molto incoraggiante, molto molto insidiosa. Siamo circa un paio di metri dietro alla semiluna che poi anticipa l'ingresso all'area di rigore spagnola, posizione molto centrale, leggermente decentrata a destra per la verità, quindi ideale per un sinistro ma anche un destro, lì può fare veramente male a De Gea. Vedremo se Leonardo Bonucci di potenza, se qualcun altro di precisione, fatto sta che per me qui ci stava il cartellino giallo. Un intervento piuttosto duro, sì, soprattutto lo ricordavi tu, da dietro, decisione dell'arbitro invece opposta alle nostre sensazioni. Tra l'altro Ramos è l'unico diffidato della Spagna. E allora poteva essere un cartellino pesante per lui, ma adesso andiamo a raccontare questo calcio di punizione. Siamo ad una ventina di metri, non di più, 22 forse, rispetto alla porta di De Gea. E la barriera che viene sistemata proprio quasi sul dischetto del rigore. Vediamo chi c'è sul punto di battuta di questo pallone. Eder molto convinto. Eder è molto convinto. Alle sue spalle Bonucci e Giaccherini. Adesso si defila Florenzi. Vedremo chi andrà all'esecuzione di questo calcio di punizione. Siamo esattamente al 33esimo, nel corso del primo tempo, e siamo ancora fermi sullo 0-0. Ancora Eder a cercare la zolla di terreno propizia dove sistemare quel pallone per poi carciarlo verso la porta spagnola. Prende un'adeguata rincorsa Eder. Un bel pallone, parte con il tiro, ancora De Gea, pallone che rimane lì, rete, siamo avanti noi, Giorgio Chiellini, da centravanti consumato, sulla respinta corta di De Gea, ha toccato il pallone col piede e lo ha spinto nella porta spagnola, siamo al 34esimo e siamo avanti noi, ha segnato Giorgio Chiellini.
Vantaggio meritato da parte dell'Italia, già la quinta azione pericolosa in questo primo tempo. La Spagna non ha fatto praticamente nulla e anche qui aveva fatto un mezzo miracolo. De Gea è riuscito a respingere il pallone ma è rimasto lì davanti. È arrivato Chiellini, ha messo il pallone in rete. Grande calcio di punizione di Eder, pallone che stava per essere raggiunto anche da Giaccherini, che forse era stato anche atterrato da De Gea. Norma del vantaggio, ovviamente arriva Giorgio Chiellini e sbatte il pallone in porta. Se non fosse stato gol sarebbe stato calcio di rigore secondo me. E comunque siamo in vantaggio per 1-0, siamo al 34esimo, siamo avanti noi. Avanti ragazzi, non è così d'alto questo scoglio, non è così difficile, non è così brutto come lo si dipinge questo avversario. Intanto attenzione però a Sergio Ramos che ruba palla sul tentativo di incursione da parte di Graziano Pellè. C'è Fabregas in fase di impostazione da questi ad Andres Iniesta, subito franco bollato da Eder, pallone sul settore di sinistra. Adesso Antonio Conte scatenato davanti alla sua panchina, sta letteralmente telecomandando i suoi giocatori, li sta chiamando ad una pressione asfissiante sui portatori di palla avversari. Non li dobbiamo far palleggiare, non ci dobbiamo far irretire, dobbiamo intervenire come adesso ha fatto il grinta Leonardo Bonucci in anticipo su Dolito, poi Eder, poi il lancio in avanti di Florenzi per Giaccherini, sbaglia Piqué, recupera palla Daniele De Rossi. Andiamo a palleggiare noi adesso, andiamo a raffreddarla noi questa partita. De Sciglio, Daniele De Rossi, ancora lui in possesso di palla, alza lo sguardo e poi va a pescare in lontanissimo Florenzi. Di prima intenzione cercava Eder che invece si disinteressa della sfera. Arriva Sergio Ramos, c'è la pressione di caricare il destro, poi invece va da Pellè il movimento, atterrato Pellè dopo l'intervento alle spalle di Sergio Ramos. Questo sarebbe un cartellino giallo a casa mia, visto che il fallo era da dietro. Vediamo cosa decide l'arbitro, che si tratta semplicemente di un calcio di punizione, seppur da distanza molto molto incoraggiante, molto molto insidiosa. Siamo circa un paio di metri dietro alla semiluna che poi anticipa l'ingresso all'area di rigore spagnola, posizione molto centrale, leggermente decentrata a destra per la verità, quindi ideale per un sinistro ma anche un destro. Lì può fare veramente male a De Gea, vedremo se Leonardo Bonucci di potenza, se qualcun altro di precisione. Fatto sta che per me qui ci stava il cartellino giallo. Un intervento piuttosto duro, sì, soprattutto lo ricordavi tu, da dietro, decisione dell'arbitro invece opposta alle nostre sensazioni. Tra l'altro Ramos è l'unico diffidato della Spagna. E allora poteva essere un cartellino pesante per lui, ma adesso andiamo a raccontare questo calcio di punizione. Siamo ad una ventina di metri, non di più, 22 forse, rispetto alla porta di De Gea. E la barriera che viene sistemata proprio quasi sul dischetto del rigore. Vediamo chi c'è sul punto di battuta di questo pallone. Eder molto convinto. Sì, Eder è molto convinto. Alle sue spalle Bonucci e Giaccherini. Adesso si defila Florenzi. Vedremo chi andrà all'esecuzione di questo calcio di punizione. Siamo esattamente al 33esimo, nel corso del primo tempo, e siamo ancora fermi sullo 0-0. Ancora Eder a cercare la zolla di terreno propizia dove sistemare quel pallone per poi carciarlo verso la porta spagnola. Prende un'adeguata rincorsa Eder. Un bel pallone, parte con il tiro, ancora De Gea, pallone che rimane lì, rete! Siamo avanti noi! Giorgio Chiellini da centravanti consumato sulla respinta corta di De Gea, ha toccato il pallone col piede e lo ha spinto nella porta spagnola. Siamo al 34esimo e siamo avanti noi, ha segnato Giorgio Chiellini. Vantaggio meritato da parte dell'Italia, già la quinta azione pericolosa in questo primo tempo. La Spagna non ha fatto praticamente nulla e anche qui aveva fatto un mezzo miracolo. De Gea è riuscito a respingere il pallone ma è rimasto lì davanti. È arrivato Chiellini, ha messo il pallone in rete. Grande calcio di punizione di Eder, pallone che stava per essere raggiunto anche da Giaccherini, che forse era stato anche atterrato da De Gea. Norma del vantaggio, ovviamente arriva Giorgio Chiellini e sbatte il pallone in porta. Se non fosse stato gol sarebbe stato calcio di rigore secondo me. E comunque siamo in vantaggio per 1-0, siamo al 34esimo, siamo avanti noi. Avanti ragazzi, non è così d'alto questo scoglio, nemmeno accorto, in questa occasione se ne è accorto, è andato a fermare l'azione, a estrarre il cartellino giallo ai danni di Thiago Motta e a comandare il calcio di punizione in fuori della Spagna. Rischiato Thiago Motta, rischiato tantissimo, uno schiaffone su Lucas Vázquez, Vázquez è andato a terra, cartellino giallo, ma insomma tendente a rosso. Sì, rischiamo tantissimo. 44esimo che sta per scadere, vinciamo per 1-0, calcio di punizione di De Gea, pallone al limite, salta Barzagli male all'indietro, Buffon!
il numero uno dei numeri uno, Piquet. Sul tentativo di Piquet, il colpo di testa era stato di Barzagli, era stato un'assistenza anche se involontaria a Busquets, con la punta del piede della conclusione Buffon ci è arrivato, ma continuiamo a soffrire, ancora un cross, ancora un intervento in area che è quello di Thiago Motta, che allontana la testa di Parolo, Insigne che non ci arriva, Busquets dalla parte opposta ad Darmian al volo in maniera però centrata con la sfera che finisce fuori dal perimetro di gioco e quindi in fallo laterale, il 45esimo che sta per scoccare, da lì in avanti sarà soltanto recupero, siamo in vantaggio per 1-0 mentre la Spagna attacca al limite, alzano le braccia i giocatori della nazionale, l'arbitro non se ne dà per indeso, Lucas Vázquez con De Sciglio che allunga la punta del piede destro, mette sul fondo, tiro dalla bandierina, è in favore della Spagna e Fabregas che si avvicina sul punto di battuta mentre sta per scoccare il 45esimo, Fabregas sul pallone da destra, interno del piede destro, traiettoria d'uscita rispetto alla porta di Gigi Buffon, parte il cross a saltare in molti, Chiellini più di tutti è stato affossato, chiamami un calcio di punizione, 4 minuti di recupero, tentativo di contropiede dell'Italia con Giaccherini che porta la palla nella metà campo spagnola, alla piccolo trotto ora si affida anche a Lorenzo Insigne, cerca lo spazio per il passaggio, lo trova verso Thiago Motta, Thiago Motta con la punta del piede, ancora per Insigne, pallone dalla parte opposta, preciso per Darmian, attenzione che Darmian ha spazio per entrare in rigore, Darmian, palla in mezzo, Pellè! Pellè! 2-0! È tutto finito! 2-0! Antonio Conte schizza dalla panchina e ai quarti di finale ci andiamo noi, perché Graziano Pellè l'ha messa come era stato con il Belgio e questa volta gli abbiamo fatto male, Graziano Pellè l'ha messa, vinciamo per 2-0 e ce ne andiamo tranquillamente e felicemente a Bordeaux. E Conte invita i tifosi dietro alla panchina a esultare, è andato prima come aveva fatto Buffon dopo il Belgio, ha saltato sul sostegno della panchina, è andato a battere, ha chiamato tutti, ha invitato tutti all'esultanza, adesso il pugno, baci mandati in tribuna. Baci mandati in tribuna ai tifosi della nostra nazionale che si sono alzati, hanno cominciato ad esultare, abbiamo sofferto sì le pene dell'inferno, ma brutti, sporchi e cattivi come siamo, come dice Andrea Barzagli, siamo adesso in vantaggio per 2-0, si gioca fino al 49esimo e siamo al 46esimo e 30 secondi, io non vorrei aver parlato troppo presto, non lo faccio mai, ma insomma si continua a giocare, intanto il pallone è giocato proprio da Juanfran sulla corsia di destra, è Antonio Conte che chiama i suoi all'ultimo sforzo, Lucas Vázquez all'indietro, la palla ancora per Piqué, si fanno sentire i nostri tifosi, ma la Spagna continua a spingere, la Spagna continua a spingere con Iniesta nella posizione di mezzo destro, prova la triangolazione, va via da solo la nostra difesa che si oppone, Chiellini spazza via il pallone lontanissimo, lo mette fuori dal campo, la rimessa laterale è in favore della Spagna, 47esimo e 10 secondi, siamo avanti di due gol, conduciamo per 2-0, prima la rete di Chiellini, poi allo scadere in recupero il gol di Graziano Pellè come era stato con il Belgio, Lucas Vázquez da destra, De Sciglio non lo fa passare, si sbarrano le strade, si riparte in contropiede, il tocco in profondità però è sbagliato ed allora c'è Pedrito che manovra sulla corsia di sinistra, anzi si tratta di Jordi Alba, centralmente Fabregas prova l'imbucata, Silva, Chiellini, ancora lui, Pellè che lotta, vince il contrasto, la sfera che rimane lì sui piedi di Busquets, a destra Lucas Vázquez, parte un cross, De Sciglio che non fa passare più nessuno da quella parte, non si passa ed allora si ricomincia, siamo alla 48esima oramai, sta per iniziare l'ultimo minuto, 47 minuti e 50 secondi di gioco, Pedrito verso la bandierina del corner con Barzagli che lo tiene lì e lo costringe all'errore, ci vuole altro per passare Andrea Barzagli, ci vuole molto altro che riuscire a superare Andrea Barzagli. È stato bravo, bravo certamente, sì, brutti, sporchi e cattivi, brutti fino a un certo punto, secondo me una differenza tecnica che però viene colmata e come viene colmata da questa disciplina tattica, ma insomma stiamo parlando della nazionale italiana, non del Calais cerca di imprese. Credo che Daniele Fortuna abbia perfettamente ragione adesso, perché tutto è stata meno, questa nazionale stasera meno che brutta, va bene Silva adesso anche addirittura le zampate ai danni di Chiellini che era già a terra, direi che questo è troppo, direi che un cartellino potrebbe uscire, esce il cartellino giallo per David Silva che comunque non la potrà giocare al quarto di finale, quindi insomma in qualche modo può accontentarsi così, 48 minuti e 50 secondi. Non era diffidato e insomma non parliamo, ma tra i diffidati l'unico ad aver preso il cartellino è stato Thiago Motta, non i difensori.
non i difensori. Aspettiamo. Questa è una grande notizia. Intanto il calcio di punizione, il Parelo. C'è già la festa in panchina, c'è già la festa in panchina. La Florenzi, festa in panchina Florenzi è finita! Ed ecco, e siamo ai quarti di finale. Battiamo la Spagna per 2-0 e ce ne andiamo a Bordeaux per giocare contro i campioni del mondo della Germania. Ancora una volta, una partita in salita, quella che ci aspetta.